Benvenuti a Quotidiano Medicina News, le notizie, le nostre pillole televisive con i titoli delle notizie medico-scientifiche da tutto il mondo. Vediamo i titoli scoperta dai ricercatori dell'Università Cattolica di Roma, una molecola che alimenta la crescita del tumore al colon. Smog, 30.000 decessi ogni anno in Italia a causa delle PM2,5, le polveri sottili, quelle delle combustioni dei motori nelle città, del fumo di tabacco e degli inceneritori. 10 mesi di vita in meno in media in Italia, di più al nord, secondo una ricerca del Ministero della Salute e delle Università del Lazio. Dunque, i ricercatori dell'Università Cattolica di Roma hanno scoperto che una molecola, l'ossido di azoto, NO il simbolo, aiuta il cancro del colon a crescere. Gli scienziati hanno osservato che le cellule staminali malate presenti in sede, da cui si origina il tumore, producono ossido di azoto in elevatissima quantità e che questo favorisce la progressione della malattia. Inoltre, esperimenti in vitro e in vivo hanno dimostrato che interrompendo questa produzione di NO si arresta la progressione del cancro. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul The Journal of Pathology. L'ossido di azoto è un radicale libero che regola numerosi processi fisiologici e patologici. In particolare è prodotto dell'enzima AINOS, è un importante mediatore dell'infiammazione e a concentrazioni elevate favorisce la trasformazione neoplastica, ovvero la trasformazione delle cellule sane in cellule cancerose. Questo è uno dei motivi per cui patologie infiammatorie croniche aumentano il rischio di sviluppare tumori. Fino ad oggi si riteneva che i macrofagi presenti nei siti infiammatori fossero la principale fonte di NO citotossica. In questo studio invece si è dimostrato per la prima volta che le cellule staminali tumorali del cancro del colon sono in grado di produrre autonomamente elevati livelli di ossido di azoto tramite l'attività appunto del loro enzima AINOS endogene, che tali cellule dipendono proprio dall'ossido di azoto per la loro crescita e le proprietà dei tumori geniche. Sono circa 30.000 i decessi in Italia che colpiscono ogni anno soltanto per quanto riguarda il particolato fine PM2,5. I circa 30.000 decessi rappresentano, incidenti esclusi, il 7% di tutte le morti. Sono questi i dati più gravi e rilevanti del progetto Valutazione integrate dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sull'ambiente e sulla salute, finanziato dal Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, con la collaborazione di università e centri di ricerca laziali. Per quanto riguarda i mesi di vita persi, l'inquinamento accorcia mediamente la vita di ognuno di noi di 10 mesi. 14 per chi vive al nord, 6,6 per chi abita al centro e 5,7 al sud e nelle isole. I dati, a pochi giorni dalla risoluzione sull'inquinamento atmosferico adottata dall'Assemblea Mondiale della Sanità, dicono che il 29% della popolazione italiana vive in luogo dove la concentrazione degli inquinanti è costantemente sopra la soglia di legge, ma evidenziano anche considerevoli disuguaglianze degli effetti sanitari dell'inquinamento sul territorio italiano. È colpito maggiormente il nord, 65% del totale, le aree urbane congestionate del traffico e le aree industriali. Anche la combustione di biomasse, principalmente legno e pelle, è responsabile della maggiore incidenza di morti e malattie per l'esposizione al particolato. Altro dato che emerge è che il solo rispetto dei limiti di legge salverebbe in Italia 11.000 vite all'anno. E vi ricordo che potete rivedere su internet, su YouTube, tutti i nostri video di Quotidiano Medicina, i Focus e le News. Vedete, digitando Quotidiano Medicina Playlist, compariranno le tre playlist, ma anche parole aggiuntive come cancro al colon, oppure bronchite, oppure altre parole come inquinamento, e compariranno le risposte che cercate rapidamente. Bene, anche per oggi per le news è tutto, grazie per averci seguito e linea Giovanni Paolillo in regia.